Allora, innanzitutto che è emozionante essere per me qui in presenza, essere tornata a Bari. L'ultima volta che ci eravamo visti eravate senza mascherine. Oggi il mondo è cambiato, l'emozione di essere qua è grande. E sono felice che il film venga visto per la prima volta questa sera dal pubblico, Teatro Petruzzelli, che è una cosa, un onore per noi veramente essere qua. E non vediamo l'ora di rimanere insieme al pubblico, seduti uno accanto all'altro, o col distanziamento che servirà, ma insieme nella stessa sala a convivere, coesistere, perché il cinema, il teatro, lo spettacolo dal vivo, quello fa questo scambio di anime che è necessario anche per la salute mentale dell'individuo, perché di salute mentale e anche disagi mentali parliamo anche nel film, quindi sono felice veramente di essere qui. Questo è uno dei doni di questo film. Dono di questo film è una sceneggiatura che ho amato subito. Io dico sempre che la sceneggiatura non mi fa aprire il frigorifero o prendere il cellulare dall'inizio alla fine, dalle prime battute all'ultima, già mi ha preso. Quindi grazie per avermi regalato questo personaggio. Sono già dentro il progetto. Dopo la sceneggiatura è arrivato il regista, Simone, che lì, che non molla i suoi attori, i suoi personaggi, gli obiettivi, gli zoom, la fotografia, i costumi, che ha lavorato con noi veramente su tutto e che ci ha resi partecipi del progetto come se fosse nostro. Quindi ci ha resi attori, registi, costumisti, ci ha veramente fatto entrare 360 gradi nel progetto, quindi grazie. E poi mi hanno detto però c'è un problema, c'è Stefano Accorsi, e lì su altro dono ritrovare Stefano, per cui lavoro dal 2013, sembra ieri, però insomma qualcosina nel frattempo è successa, in vesti completamente diverse. Quando noi, ognuno di noi ha fatto il suo lavoro sul personaggio, chiaramente separato, con i costumi, le lenti a contatto, non vi dico quante lenti a contatto abbiamo provato, perché io ho gli occhi di un altro colore in questo film, proprio la Marilyn dagli occhi neri è un po' l'ossessione di Clara, del mio personaggio. Quando dici Stefano al primo giorno sul set, questo roba, ci divertiremo sicuramente, ma tu dici che quali sono le cose che ci ha regalato questo film, ma i rischi anche di questo film erano tanti, perché questo film poteva essere un approccio esterno al disagio mentale, poteva essere una satira, poteva essere un macchiettismo, no? Un faccettismo sulle cose. Invece, per esempio, per me è stato molto difficile capire quale fosse il disagio di Clara, capire come renderlo, perché è un personaggio che non ha tic, che non ha niente fuori, su cui un attore possa in qualche modo capire. Quindi all'inizio mi facevo, quante domande gli facevo al giorno? Era sempre no, però facevo tantissime domande per cercare di capire dove aggrapparmi a questo personaggio disperato, che però poi vive con leggerezza e grande dignità questa disperazione. Quindi insomma, grazie al produttore, a tutti, grande dono questo film e questo personaggio. Grazie mille. Posso aggiungere solo una piccola cosa per concludere la lista dei doni? Questo film uscirà in tantissime sale. E io non sentivo questo numero 300 ormai da un sacco di tempo. E anche questo, cioè noi stasera lo vedremo in presenza con il pubblico, ma uscire con così tanto. Pronto? Uscire in così tante sale in presenza dopo tutto questo tempo è veramente una cosa che per noi fa parte dell'emozione, insomma. Teniamo tutte le dita incrociate su tutto, nel senso anche su questa fine pandemia che sembra piano piano veramente cominciare la sua fase discendente, però ecco, sono questi segni che ci ridanno speranza nel futuro anche.